Pacifici aveva appena 9 mesi quando fu arrestata in virtù delle leggi razziali e deportata ad Auschwitz insieme alla sua famiglia. Scappati a Lucca per evitare i bombardamenti, Luciana e i suoi non sfuggirono ai delatori che ne segnarono il destino. Alla piccola Luciana è dedicata una strada nel Borgo Refici di Napoli, un tempo intitolata a Gaetano Azzariti, giurista e presidente del Tribunale per la razza. Compito di tutta la società civile, non solo di noi ebrei, ma di tutta la società civile, trovare gli strumenti adatti a far sì che sia sempre presente nei giovani, perché sono loro ora che devono portare avanti questa memoria, ma una memoria viva. La giornata della memoria a Napoli comincia così, con il ricordo dei martiri della Shoah e con l'omaggio alle pietre d'inciampoli Piazza Bovio che portano i nomi della famiglia di Luciana Pacifici, interamente sterminata. Ricordare sempre con grande impegno questo momento così buio della nostra storia, soprattutto per le nuove generazioni, è molto importante, perché è un monito per evitare di ripetere gli errori del passato. Al Maschio Angioino, la mostra che documenta con illustrazioni e racconti l'antisemitismo fra Roma e Napoli negli anni 40. In prefettura, la consegna delle medaglie al valor civile sono un risarcimento morale per i familiari di chi soffrì le conseguenze delle deportazioni. Mai dimenticare un minuto queste persone, che veramente hanno visto cose assurde, e noi dobbiamo il diritto morale, etico, religioso di raccontarlo tutti i giorni.